Assessore Nanni, lotta contro il tempo. Dopo la provincia di Isernia, oggi chiamati in causa i comuni della provincia di Campobasso per questo nuovo piano, questo EGAM che dovrà sfruttare soprattutto le necessità e anche le direttive nazionali perché i tempi sono veramente ristretti. Il decreto sblocca Italia porta a scadenze velocissime. Sì, è così. Purtroppo nel quadro delle risorse idriche, soprattutto nella gestione dei comuni, le normative nazionali ci portano a riorganizzare un po' il quadro a livello regionale. Nasce un ente di governo con tutti i 136 comuni e da lì una serie di sottoambiti che dovranno, quindi un comitato d'ambito unico, gestire con unico gestore l'acqua e i depuratori all'interno dei comuni. È una svolta epocale perché ovviamente noi siamo oggi di fronte a 136 gestioni diverse, con 136 prezzi diversi e con 136 costi diversi. Lo Stato ci invita, ma ci obbliga ad avere tempi brevi per, diciamo, trasformare anche la regione di Molise in un quadro di gestione unica, così come sta avvenendo anche in altre regioni. Non è un percorso facile, onestamente, nel Molise, perché non solo noi non abbiamo gestioni private attualmente, ma sono il 99% gestioni pubbliche, solo il Comune di Termoli è una gestione privata, ma soprattutto perché nella regione Molise ci sono anche molte captazioni dirette e quindi l'acqua non sempre è un costo pesante per le amministrazioni, ma spesso è anche una risorsa. Quindi dobbiamo ragionare con attenzione e far capire ai sindaci che un'eventuale, diciamo, inerzia comporta il potere sostitutivo della regione e un'inerzia della regione comporta il potere sostitutivo del governo. Quindi, ribadendo il concetto, tutto parte dal decreto sblocca Italia, la legge di stabilità, quindi il governo ha imposto alle regioni di muoversi e in questo, tra virgolette, obbligati a fare presto sono i comuni, altrimenti entro i 60 giorni poi si procede d'ufficio e quindi si complicano le cose. Ma come si può, diciamo, far intendere in questo breve tempo ai sindaci che già sono alle prese con tanti problemi? Beh, sicuramente è un'impresa complicata. Io devo anche dire che in altre regioni sono avviate per tempo. Noi oggi diciamo, andiamo di fretta perché nei tempi precedenti avremmo potuto anche avviare almeno l'ipotesi, diciamo, dell'ente di governo. Non lo abbiamo fatto. L'arrivo del decreto sblocca Italia e della legge di stabilità ci ha imposto adesso dei tempi strettissimi. Noi entro il 30 settembre dovremo, diciamo, avere anche l'individuazione del gestore. Quindi c'è bisogno, credo, di molta maturità da parte delle amministrazioni comunali. Io mi auguro che le cose si capiscano, mi auguro anche che sia un processo che possa riportare ordine al territorio, alla gestione dell'acqua, magari diminuendo un po' il quadro delle perdite e contemporaneamente cercando di avere una tariffa giusta, perché anche su questo sarà un quadro molto discutibile, perché c'è la tariffa unica che potrebbe essere a vantaggio per alcuni comuni e di svantaggio per altri. Di primo acchito la popolazione la vedrà come un aumento, però poi nel tempo ci sarà un risparmio se si riducono le perdite. Beh, questo bisogna verificare attualmente quanto stanno pagando, quindi è un ragionamento che bisogna fare in base comune per comune, però è ovvio che la tariffa unica comporta un quadro di media che sarà determinato. Ne discuteremo con attenzione, ovviamente accogliendo tutte le proposte, ovviamente all'interno del quadro normativo che gli stessi comuni ci faranno. Queste riunioni servono per, diciamo, arricchire il quadro normativo che noi stiamo avviando e che avvieremo fra 7-8 giorni con una delibera di giunta, perché è bene che tutti sappiano e siano consapevoli del percorso che stiamo facendo.